Ti ringrazio la stampa qui presente per onorare questa ultima tappa. Adesso più tardi ci saranno ancora tante altre manifestazioni, ma la parte scientifica, culturale, i workshop, i seminari, ce n'è uno in corso sulle donne del Mediterraneo, ma sostanzialmente siamo alla fine e possiamo cominciare a fare dei bilanci. Questa conferenza stampa abbiamo l'onore, insieme all'amico dottor Ungaro che ci ospita, grazie a tutti voi per questa benefica azione che svolgete e di cui il mondo vi sarà riconoscente, ne sono assolutamente sicuro. E il bilancio di questa iniziativa credo che sia assolutamente positivo. Abbiamo voluto che partecipassero alla conferenza stampa i protagonisti istituzionali di questa importante iniziativa che, come avete avuto modo di constatare, sta crescendo ogni anno sempre di più. E questa è l'Expo dei siciliani e della Sicilia e sono felice che a celebrarla ci sia accanto a me il responsabile del cluster biomediterraneo, perché con Blue Sea Land, l'abbiamo detto, noi proponiamo, questa è la quarta edizione, altre ancora ce ne saranno perché poi l'Expo il 31 ottobre chiuderà i battenti e noi siciliani abbiamo anche il dovere di continuare questa importante iniziativa e farlo perché si raccoglie intorno a questo magico luogo, come vedete, che è la costa siciliana. La Sicilia ha pezzi di costa straordinarie, ma anche pezzi dell'entroterra. La Sicilia è un continente, non è soltanto un'isola o un arcipelago, è un continente. E abbiamo celebrato questo continente insieme a rappresentanti di 42 nazioni che si sono dati convegno qui, si sono dati appuntamento qui a Mazara del Vallo, prima a Palermo e poi a Mazara del Vallo, per celebrare due cose fondamentali, due modelli. Un modello, il cluster, cioè il distretto produttivo, e nel sistema agroalimentare italiano ci sono delle eccellenze straordinarie. E sono quei modelli, se pensate a San Daniele del Friuli, vi dico alcuni nomi e voi capite quanta importanza sociale, culturale, economica, ma soprattutto di valore di territorio hanno. San Daniele del Friuli, Gragnano per la pasta, Conegliano e Valdobbiadene, Parma, insomma io credo che ce n'è abbastanza e per dirla con i nostri cluster siciliani, quello degli agrumi, del vino, dell'olio, dei formaggi, quello del pesce, c'è qui anche l'altro distretto importante del ittico di Rovigo, tutti insieme nella casa dei distretti, dove sono presenti ben 16 dei 21 distretti italiani, alcuni per ragioni logistiche non hanno potuto partecipare, però è passato un messaggio importante. I distretti sono una risorsa fondamentale dell'economia del nostro paese e tutte queste delegazioni sono venute a studiare qui due cose: il modello del distretto e la filosofia della Blue Economy. Noi lavoriamo su questo solco della Blue Economy già da 8 anni, l'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, che è partecipato da scienziati, imprenditori, rappresentanti delle varie amministrazioni nazionali, regionali e comunitarie, ha in sé quell'organismo capace di proporre, produrre e generare idee. E questa è la cosa, la ricchezza più importante. E Blue Sea Land è esso stesso un generatore di idee. Io, se mi permettete, gli do subito la parola, vorrei ringraziare i rappresentanti di quelle istituzioni che hanno consentito che tutto ciò si potesse fare e in particolare il Ministero dell'Agricoltura, in particolare la Regione Siciliana e in particolare il Ministero degli Esteri hanno dato una grossa mano d'aiuto, ma non vorrei far torto ad altre entità. Per esempio il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha organizzato qui, pensate, attraverso l'ICE,
la SACE, la SIMEST, in cooperazione, e anche questo è Blue Sea Land, una bella collaborazione con la Regione Siciliana. Quindi la Regione Siciliana, lo sportello Sprint, insieme all'ICE e alla SACE e alla SIMEST, hanno organizzato 800 incontri B2B. Signori, i numeri non sono bruscolini, 800 incontri B2B e 42 meeting C2C, cioè cluster to cluster. Stiamo parlando di numeri che uno trova alla Nuga, a Colonia, trova al Sial a Parigi. Che tutto questo sia avvenuto qui è veramente un gesto di generosità di questi enti, Enterprise Europe Network, che hanno voluto dare insieme all'ICE e lo Sprint questa spinta per fare in modo che i nostri operatori potessero incontrare tantissimi buyer provenienti da tutto il mondo. Sono veramente contento di trarre questo bilancio per dire che ci sono state qui cose interessantissime, non solo i tanti produttori che hanno potuto fare emergere le ricchezze dei territori, la ricchezza dei territori, i genius loci, cioè quella ricchezza che fa parte del nostro DNA e quindi della natura dei distretti. E un ringraziamento speciale va al Ministero degli Affari Esteri, che ha fatto sì che non solo partecipassero a questa kermesse tantissimi ambasciatori italiani, ma poi con le due iniziative importanti, gli strumenti e l'internazionalizzazione e le attività sull'Africa e quelle sul Mediterraneo e Medio Oriente, io credo che da Mazara del Vallo è partito un messaggio che è la sintesi di quello che noi abbiamo pensato, cioè think blue, make peace, pensare blu, pensare a blue growth, pensare a un modello costruito, elaborato, ma che vede la rigenerazione delle risorse, il restauro delle risorse naturali, e soprattutto pensare queste a partire dall'acqua come elemento fondamentale per la pace. Sono stati in questi giorni, avete visto, gli accadimenti si succedono con una consecuzio che non è prevedibile, avete sentito ieri la vicenda della Turchia, ma soprattutto quello che ci interessa di più è che qui è partita già l'altro anno l'idea di promuovere la Tunisia come paese di pace, ed è stato confermato perché la Tunisia, grazie alle sue quattro importanti organizzazioni, ha ottenuto questo altissimo riconoscimento planetario, cioè il premio Nobel per la pace. Ieri ce l'ha raccontato il segretario di Stato della Tunisia, l'ambasciatore, il console generale, è stata una bellissima festa. È stata una festa anche per altri motivi, e Blue Sea Land si conferma terra e luogo di dialogo. Qui sono presenti, li avete incontrati in questi giorni, delegazioni di tante fazioni libiche. Si sono incontrati, si sono stretti la mano, li ho visti parlare al bar, al caffè, li ho visti discutere, a volte anche in modo animato. Però Blue Sea Land è questo, Blue Sea Land è un luogo del dialogo, quindi attraverso questo dialogo noi vogliamo costruire la pace. Oggi pomeriggio siete tutti invitati alle 16, perché ci sarà l'invocazione rotariana. I Rotari di tutta Italia si sono dati appuntamento qui insieme agli alti capi religiosi della regione Bektashi, i musulmani, i cattolici, i cristiani di varie. Tutti insieme si sono dati incontro per fare questa preghiera comune, una preghiera per il dialogo e per la pace. Questo è Blue Sea Land. Grazie a tutti voi. Dottore Cartabellotto. Io credo che da questa banchina di Mazara del Vallo, dove da tempo diciamo ponte naturale verso la Tunisia, ma verso tutto il continente africano e verso anche tutto il Mediterraneo, perché Blue Sea Land è riuscita a proporre veramente questo modello di innovazione geopolitica che da tanti anni si invoca e che sappiamo poi, una volta per un motivo, una volta per un altro motivo, prevalgono sempre poi tutti i fatti che tendono a dividere piuttosto che unire. È facile lavorare per dividere, è molto difficile lavorare per unire. Ho detto poco fa, caro Giovanni, il Mediterraneo non è un mare dove nascono le categorie dell'unità, è un mare dove nascono le categorie della contrapposizione. Sin da piccolo ci insegnano che c'è l'Oriente e l'Occidente, il Nord e il Sud, cristiani e gli islamici.
Allora, le operazioni che portano a unirlo, quando Bluesyland, con Giovanni Tombiolo lanciamo l'idea, da un lato il Bluesyland, dall'altro lato il cluster biomediterraneo Expo, stiamo parlando di 3-4 anni fa, quando proprio l'obiettivo era lavorare attorno a un tema comune, l'alimentazione mediterranea, la dieta mediterranea che nel frattempo l'UNESCO ha riconosciuto patrimonio dell'umanità, poi non me lo dimentico più perché il 14 settembre 1969, che è la mia data di nascita, fu il giorno in cui Hansel Kiss presentò l'idea della dieta mediterranea a Pioppi nel Cilento, quindi invitandomi anche a mangiare, dico, in un modo più equilibrato, più sano, in maniera tale che questa alimentazione e salute sia veramente il luogo privilegiato. Lui scriveva pure che nel Mediterraneo il sole cade a perpendicolo durante il giorno e picchia, quindi anche questa occasione ci consente di verificare quanto avesse ragione. Allora, tutto questo che porta ovviamente a costruire un modello dove l'innovazione geopolitica si sposa con la valorizzazione delle identità e si sposa con l'integrazione, credo che è la strada che dobbiamo perseguire nei prossimi anni, in maniera tale che si lavori per i piani di gestione condivisa della pesca, si lavori per la valorizzazione della pesca artigianale, si lavori sul modello dei distretti, sul modello dei cluster, perché questo significa mettere assieme tutta la gente di buona volontà. I modelli dei distretti, i modelli dei cluster nascono ove non può arrivare l'istituzione, perché immaginatevi di mettere assieme l'Europa che è Europa, i paesi del Nord Africa che hanno le loro istituzioni, la parte medio orientale. Attorno al cluster, attorno ai temi comuni si lavora, e su questo credo che abbiamo il dovere, l'onore e il piacere di continuare a lavorare nei prossimi anni, perché il Mediterraneo l'hanno capito pure i cinesi, abbiamo avuto diverse delegazioni cinesi, l'hanno capito come luogo dove nasce l'alimentazione, l'agricoltura, la pesca nel mondo, il primo luogo da dove poi si formano le abitudini alimentari. Quel luogo dove l'attaccamento al territorio è talmente forte, lo dimostriamo sempre in continuazione, per cui il cibo non è più un fatto di omologazione, ma diventa un fatto identitario. Mi pare che stamattina c'è stato un autorevole ospite che ha parlato di come sia in riduzione il mondo della grande distribuzione. Per alcuni anni abbiamo pensato che non ce l'avrebbero fatto mai le piccole aziende a competere con la grande distribuzione, poi a un certo punto il mondo cambia e ci rendiamo conto che c'è più voglia di cibo, di territorio e di identità. Credo che questo è un modello che dà valore alle marginalità, come stamattina è stato ribadito durante gli incontri, ma dà soprattutto il valore a chi ancora crede che il vero cibo lo faccia la terra e il mare. Il dottore Rigillo, direttore generale del Ministero dell'Agricoltura. Grazie, immagino sia difficile adesso sintetizzare in poche battute tutto quello che si è detto questa mattina. In poche frasi quello che mi sento di dire è che Bluesyland sicuramente ha il pregio di rimettere il mare e l'economia marittima al centro dell'attenzione e al centro, diciamo così, dei nostri ragionamenti, anche in una prospettiva che, come diceva giustamente Dario, una prospettiva geopolitica, perché lì dove si parla di pesca si parla di condivisione di spazi e quindi necessariamente si deve ragionare in termini geopolitici. Mazara è un luogo di condivisione, oggi come dire, sottolinea ancora di più questo suo ruolo di condivisione, sia per motivi di posizione geografica ma anche direi per motivi di storia dell'attività di pesca, e laddove c'è utilizzo degli spazi c'è condivisione, molto più che divisione, come metteva in risalto sempre Dario, parlando delle categorie di contrapposizione piuttosto che le categorie, diciamo così, di armonizzazione. Laddove si usa lo spazio la condivisione deve essere necessaria. Per l'attività di pesca questa condivisione dello spazio ci deve portare a utilizzare le risorse dello spazio in maniera sostenibile. Sostenibilità che ha sia una declinazione ecosistemica, sia una declinazione economica e di redditività delle imprese, questo non dobbiamo assolutamente dimenticarlo. Il quadro corretto è quello della nuova politica comune della pesca. Per far questo è chiaro che, come ho avuto modo di dire anche ad alcuni di voi, i linguaggi fra il territorio e l'Unione Europea non sono ancora pienamente condivisi, il Ministero si fa volentieri interprete e traduttore di questi linguaggi per farli interfacciare,
L'importante è capire che con una rivoluzione del nostro pensiero il vantaggio sarà per tutti. Chiaramente dobbiamo cambiare un attimo il modo di vedere per avere che cosa? Per valorizzare le risorse innanzitutto, per specializzare l'attività, perché di questo io credo ci sia anche bisogno nell'ambito della pesca, e soprattutto per responsabilizzarci sull'uso degli spazi. Questo mi sento di dire come sintesi. Vorrei dare la parola all'ambasciatore Cantini, direttore generale della cooperazione del Ministero degli Affari Esteri. Beh, intanto io esprimo l'apprezzamento per questa iniziativa, è giunta la quarta edizione, è la prima volta che io partecipo, devo dire che la partecipazione degli operatori, Presidente Tumbiolo ricordava questi 800 incontri, non è neanche questa. E la partecipazione di paesi stranieri e soprattutto diciamo del Mediterraneo e dell'Africa subsahariana è veramente una testimonianza di questa capacità di outreach, si dice in termine tecnico, cioè proprio di proiezione esterna che il distretto ha. Il Ministero degli Esteri appunto è stato presente sia con una sponsorizzazione della mia direzione generale della cooperazione, sia con la presenza di tanti nostri ambasciatori e con un'azione di sostegno che comunque ha riguardato la partecipazione appunto di autorità di numerosi paesi, come dicevo prima, dell'Africa e del bacino mediterraneo. Noi crediamo in questa azione di proiezione esterna del distretto Mazara del Vallo, crediamo nella sua azione di internazionalizzazione sia nel Mediterraneo che fuori, quindi una proiezione proprio diciamo in Africa, anche in zone lontane dell'Africa. Il distretto di Mazara ha una grande, non solo una grande esperienza, ma anche quella che si dice appunto l'expertise, cioè ha il know-how e soprattutto in quanto cluster italiano, lo ricordava sempre Tumbiolo all'inizio, cioè una logica di distretto, cioè un'integrazione di filiera, quindi una capacità di essere nelle attività a monte, la cantieristica, tutto quello che va nella cantieristica, la produzione, la riparazione, la manutenzione, l'attività di pesca vera e propria e quello che è a valle, cioè la trasformazione e la distribuzione. I paesi di rimpettai nel Mediterraneo, i paesi dell'Africa hanno grande bisogno di questo, abbiamo ascoltato, hanno grande bisogno di questa logica di integrazione di filiera perché hanno anzitutto un settore primario in espansione, ci sono paesi dove la pesca praticamente è diventata più importante dell'agricoltura, paesi per esempio pensiamo al Senegal, hanno una grande ricchezza di tessuto, di imprenditorialità anche femminile, questo è il caso del Senegal, e una ricchezza di strutture produttive e associative come le cooperative, però manca a volte appunto manca il know-how, manca la logica di integrazione che invece Mazara del Vallo ha, quindi questa proiezione esterna è assolutamente vitale. Lo è per loro, lo è per noi, deve avvenire in una all'interno diciamo, di una logica di sostenibilità. Ricordo che poche settimane fa il Vertice delle Nazioni Unite a New York ha adottato la nuova agenda per lo sviluppo sostenibile, quindi diciamo questa, la sostenibilità nell'uso delle risorse è la parola chiave del futuro, sicuramente diciamo nelle risorse naturali, in agricoltura, ma a maggior ragione nella pesca. Quindi questo diciamo è veramente un po' la cifra di questa collaborazione e di questa cooperazione che Mazara può realizzare diciamo con gli omologhi, e quindi noi incoraggiamo fortemente questa cooperazione con gli omologhi di distretti, quindi formare diciamo dei distretti in paesi del Mediterraneo e dell'Africa. Il Ministero degli Esteri, la cooperazione in particolare, cooperazione allo sviluppo, mette a disposizione gli strumenti, esistevano nella legge 49, la legge sta venendo a esaurimento, esisteranno nella nuova legge, la legge 125, approvata nell'agosto 2014, che verrà in piena attuazione tra pochi mesi,
c'è uno strumento finanziario molto semplice, sono prestiti diciamo a condizioni particolarmente agevolate. Noi facciamo al socio italiano o ai soci italiani di società miste in paesi come appunto quelli che hanno partecipato a Blue Sea Land. Ci piacerebbe poter sostenere delle società miste di questo tipo con enti pubblici, ma soprattutto con operatori privati, diciamo, di quei paesi, lungo questa catena, diciamo, del valore, lungo questa filiera produttiva, e quindi anche per questo abbiamo partecipato e sostenuto questa manifestazione. Grazie. Molte grazie, ambasciatore. Io penso che, se posso fare una riflessione a cuore aperto e dire questo, Blue Sea Land quest'anno e l'anno scorso, voi sapete, inaspettatamente abbiamo ottenuto la medaglia del Presidente della Repubblica. Io non so che cosa arriverà quest'anno, perché abbiamo superato, sono aumentati il numero degli stand, è aumentata la qualità del lavoro, la qualità del rapporto, cioè questa iniziativa sta crescendo, piano piano sta crescendo. Ma se questa iniziativa cresce è perché c'è un motore. E il motore, non lo faccio, di solito è facile dire, cioè si fa per piaggeria, io ho dei collaboratori straordinari, volontari, dei ragazzi che veramente hanno dato l'anima, e sono loro il vero motore di Blue Sea Land. Loro e tantissimi giovani di tutte le scuole della provincia di Trapani, e alcune anche del Palermitano e nell'Agrigentino, quindi si va allargando il territorio. Le associazioni, più di 30 associazioni hanno partecipato di vario tipo, associazioni culturali, associazioni umanitarie, associazioni, cioè dalla Croce Rossa, alla, ecco, Elpis è una di questi esempi straordinari, adesso ne parleremo. Grazie a questo popolo, a questa massa di persone che si è mobilitata, questa iniziativa ha potuto avere la sua crescita, ha realizzato, quindi ringraziamoli tutti, ringrazio prima di tutto, qui ne vedo alcuni dei collaboratori, ma veramente sono stati bravi, infaticabili, non abbiamo dormito e si vede. E per giorni, da giorni stiamo tutti svegli, notte e giorno, per le 100.000 emergenze, però siamo ben felici di dire che abbiamo dato un contributo alla comunità siciliana, a questa città e a tutti quelli che hanno voluto partecipare insieme a noi, perché io penso, Dario, penso al dottore Rigillo, penso anche all'ambasciatore Cantini e a tutti gli altri, penso che siamo usciti tutti più arricchiti da questa bella esperienza. Noi, la gente della strada, ma anche queste importanti istituzioni hanno avuto modo di verificare come si può crescere anche un pezzettino insieme attraverso una piattaforma che è la piattaforma del dialogo. E a proposito di questo dialogo, permettetemi di dare la parola al dottore Ungaro, che adesso vi lasceremo tutto per voi, per le domande eccetera, perché questa non è soltanto un'iniziativa, una nave, la nave ospedale eccetera, questa è un'iniziativa di cuore e di umanità, anche questa nasce in Sicilia e questi sono siciliani, questi sono volontari siciliani, medici, collaboratori, infermieri, assistenti, esperti, che danno il loro contributo in paesi dove c'è veramente un grande bisogno. Questa nave adesso andrà in Madagascar, Madagascar è giusto, ancora c'è da decidere quale rotta deve prendere per arrivarci, e comunque noi abbiamo allertato, ti posso assicurare, tutte le ambasciate e tutti i ministeri per dare accoglienza a voi. Erano presenti delegazioni, ne ho parlato ad uno, quindi adesso prenderemo la lista dei contatti, voi potete andare in questi paesi e ricevere un'assistenza e dare assistenza. Questa è una cosa bellissima. Quello che fate voi fa onore alla Sicilia, all'Italia, al Mediterraneo. Questa è un'azione che merita, veramente, facciamogli un applauso di tutto cuore, veramente. Per essere venuti a visitare questo particolare stand, a conoscere la nostra associazione e la nostra navetta ospedale,
che in fondo rappresenta un mezzo in più che abbiamo per poter effettuare questa attività sanitaria di volontariato che portiamo avanti da tanti anni, soprattutto in Madagascar. Un ringraziamento in particolare al dottore Tumbiolo che ci ha invitato a partecipare a questo importante evento di comunione tra i popoli, tra le culture, che in fondo corrisponde ai nostri fini istituzionali, anche se noi ci dedichiamo alla sanità e in corrispondenza con questi scopi. Io sono il presidente di questa associazione di volontariato che conta più di 110 iscritti, soci, persone di medici, infermieri e di vari ruoli. E in questa associazione tanti di noi si sono già dedicati per molti anni al volontariato in Madagascar. Lì abbiamo realizzato diverse opere sia in ambito sociale che sanitario, molte infermerie sono state potenziate, abbiamo realizzato un piccolo ospedale. Con questo paese abbiamo un contratto di cooperazione che abbiamo da poco siglato e che prevede 2 anni di cooperazione con la navetta ospedale. Quindi ci prepariamo ad utilizzare questo nuovo mezzo che ha la prerogativa di poter dare assistenza alle popolazioni più disagiate, quelle dei posti più difficilmente raggiungibili con i mezzi convenzionali. In Madagascar spesso non ci sono strade, non ci sono aeroporti, ma via mare ci può essere un accesso facilitato. Quindi il fine di questo nuovo mezzo è quello di poter dare assistenza sanitaria ai popoli che più ne hanno bisogno e che si trovano più lontani da qualunque forma di assistenza. Abbiamo potuto realizzare questo mezzo che ci è stato dato dal Ministero delle Politiche Agricole, era un vecchio rimorchiatore russo, era poi trasformato peschereccio, è stato utilizzato per qualche anno e poi doveva essere rottamato, era stato messo in disarmo, il Ministero ce l'ha assegnato, lo abbiamo recuperato, lo abbiamo ristrutturato, anzi quasi ricostruito nel giro di 4-5 anni, grazie a qualche contributo, ma soprattutto all'opera dei volontari e a tutto quello che abbiamo potuto mettere in opera per recuperare le risorse e ricostruire questa nave. Adesso la nave è operativa, tutto è perfettibile, tutto si può migliorare, ci accingiamo ad inoltrarla a quello che è il suo scopo istituzionale. Rappresenta un piccolo ospedale completo di tutto, ora magari se qualcuno la vuole visitare c'è una saletta operatoria, c'è la parte per la diagnostica, c'è la possibilità di ampliare ed estendere l'ospedale con le tende autogonfiabili come quelle della protezione civile, quindi quando va nel posto in cui deve espletare l'attività l'ospedale si espande, ma poi la vera opera la fanno i volontari, i professionisti. Poi se qualcuno vuole fare qualche domanda. Sì. Lascio la dottoressa Caizza, che è la vicepresidente, questo compito. Grazie a tutti, grazie dottore Tumbiolo per questa opportunità. Lei ha detto che qua ci sono molti volontari, tutti siciliani. Le devo dire che invece Trapani è stato un polo di attrazione, una calamita verso tutta l'Italia e anche la Svizzera, perché qua presenti non ci sono solo siciliani, ma abbiamo anche altri volontari che ci seguono ovunque. No, era per rendere merito a loro. Comunque, volevo molto rapidamente presentarvi, partendo dalla mia destra, il nostro marinaio Rosario Preparin, i nostri 2 allievi ufficiali di coperta, Daniela e Hassan, un'infermiera di Asti, la signora Mariangela Musso, al centro il presidente del Paceco Soccorso che ci segue in moltissime manifestazioni assicurandoci assistenza e anche mettendo a punto i problemi di sicurezza che ci sono per salire a bordo le persone. Poi abbiamo il signor Camillo Mangiarotti, la cardiologa la dottoressa Sciacca, il professore Pintus, chirurgo pediatra di Roma, non ci sente più, l'ingegnere Alessandro Ungaro, ingegnere biomedico, e il resto della squadra di Paceco Soccorso. E con loro tanti altri di tutta Italia, della Svizzera, ci hanno sempre seguito e hanno reso possibile, supportandoci attivamente, questa presa che è veramente grossa.